Mi sembra di essere un po' nella situazione per cui il paziente è andato dal medico, il medico gli ha dato la ricetta e la cura, ma la pastiglia la prenderò solo fra un anno, me la devi regalare, deve sapere di tartufo e poi non so ancora, cioè alla fine i fatti poi sono quelli, la termodinamica non aspetta i nostri negoziati, quindi mi sembra un quadro un po' preoccupante. Ma allora avanti per fare di più, grazie per questo quadro molto limpido e adesso abbiamo Stefano Caserini, Politecnico Milano, per un po' una relazione conclusiva un po' sui scenari internazionali. Buongiorno a tutti, dunque io ringrazio innanzitutto chi mi ha invitato, in particolare Riccardo De Laurentiis, mi dispiace che non sia qua, con Riccardo ormai ci conosciamo da tanti anni, ci pensavo ieri, appunto sono più di 20 anni, diciamo che da quando conosco Riccardo le emissioni globali di CO2 sono aumentate del 50%. E abbiamo festeggiato i 40 ppm in più, ecco. Io l'anno prossimo festeggio i 90 ppm da quando, ecco, questa qui è una nuova metrica, potete pensare a applicare la vostra vita. Sapete, l'anno scorso ho detto a mia moglie, da quando ci conosciamo la temperatura globale è aumentata di 0,5 grado. Gli ho detto cose più romantiche nella nostra relazione, insomma. Mi ha detto, non, basta, non 0,5 grado in più, gli ho detto, insomma. Però intendeva dire che non vuole che le temperature aumentino di altro 0,5 grado. Però bisogna impegnarsi molto su questo, quindi... Io per cercarvi appunto di rispondere a quello che mi è stato assegnato, appunto gli scenari dell'accordo di congruente con l'accordo di Parigi, vorrei farvi capire un po' il quadro storico, da dove arriviamo, cioè perché oggi si parla di scenari con l'accordo di Parigi in passato, cosa è successo in passato, se guardiamo dal 90 al 2007 ci sono stati gli scenari che l'IPCC aveva definito nel 2000, chiamati gli scenari stress, special report, emission scenario, da questo rapporto, che di fatto c'erano quattro scenari, il primo, quello la A, la 1, era definito, poi era diviso in tre sottogruppi, precedentemente per il primo e secondo rapporto sul clima, assessment report 1 e 2, era stato utilizzato questo scenario, che vedete portava emissioni consistenti nel 2100, vedete che già rispetto allo scenario della R1 e R2, questi quattro scenari avevano diversi andamenti, però se ci facciamo caso, lo scenario più ambizioso di quelli considerati fino al quarto rapporto sul clima, che è lo scenario B1, se ci fate caso arrivava nel 2050 praticamente ad avere le emissioni pari o anzi poco superiori a quelle del 2000. Quindi non era poi uno scenario così ambizioso. E questo era un po' il quadro su cui si è lavorato. Per darvi l'idea, nel 2004 aveva fatto scalpore questo articolo uscito sui cunei di stabilizzazione, il titolo era pubblicato su Science, Solving the Climate Problem, risolvere il problema climatico. In realtà la risoluzione del problema climatico era stabilizzare le emissioni nel 2050, cosa che adesso, no, nel senso adesso vedremo come in realtà le cose sono cambiate in modo molto significativo. Questo era un po' da quegli scenari, appunto, arrivavano questi andamenti delle temperature che anche Luca Mercalli nei suoi primi, giusto, tanti anni fa, anch'io, insomma, usavamo. Allora gli scenari, vedete, nessuno di questi scenari si rispettava i 2 gradi, neanche quello più ambizioso si era fra i 2 e i 3 gradi. Poi cosa è successo? Per il quinto rapporto sul clima sono stati creati questi RCP, Representative Concentration Pathways, 4 scenari diversi, sempre scenari di mitigazione, tranne l'8, appunto, che è uno scenario business as usual. Di fatto questi numeri che trovate negli scenari RCP sono dei numeri che rappresentano la forzante radiativa nel 2100. La forzante radiativa sostanza è l'energia che viene intrappolata dal sistema climatico da un dato fattore, sono watt al metro quadro, sembra poco, 2,6 watt al metro quadro, perché uno dice ma 2 watt è la lampadina dell'albero di Natale, per un metro quadro non si sente, in realtà se moltiplichiamo per tutta la superficie del nostro pianeta, sapete che le forzanti già che abbiamo oggi, ogni secondo viene aggiunto l'equivalente dell'energia sprigionata dall'esplosione di 4 bombe atomiche come quella di Hiroshima, per dare l'idea di cos'è lo sbilanciamento energetico che abbiamo già creato sul...
Esatto, ogni secondo. Già da un'idea di qual è lo sbilanciamento energetico già creato al nostro pianeta, che è 2,3 watt al metro quadro. Qui fermarsi a 2,6 oppure 4, 5, 6, 8 watt al metro quadro. Quindi qua dietro c'era una grande scienza, c'era il tentativo di riuscire a descrivere diversi possibili futuri, modelli di ricerca, di valutazione integrata, cercavano di valutare poi il peso che avevano i diversi gas, era un po' una sintesi di diversi scenari apparsi in letteratura, un po' gli estremi e qualcuno centrale. Li potete trovare tutti questi dati sul web, ci sono dati sulla CO2, sul metano, il protossido di azoto, poi che venivano trasferiti in livelli di concentrazione di CO2, di concentrazione di gas nell'atmosfera e poi quindi di forzanti. Ma anche venivano considerate le emissioni dei forzanti negativi, come gli ossidi di zolfo, il particolato o gli ossidi di azoto, ma anche tutti, li vedete, congruenza con gli usi del suolo, la vegetazione. Quindi un grande lavoro, naturalmente la popolazione, il prodotto interno lordo, ad esempio vediamo che lo scenario RCP 2,6 non è quello con il minore aumento del PIL, anzi è quello che prevede una maggiore ricchezza globale. Quindi vi fa capire anche come la valutazione esce un po' da quelli che sono gli stereotipi, che se facciamo la politica sul clima il PIL crescerà di meno e tutto. Quindi in realtà c'è un grande sforzo scientifico per definire questi scenari in modo congruente. Poi naturalmente consumo di energia primaria, consumo di petrolio, vedete come si riduce. La sostanza cos'è? Che questo era poi il risultato per questi quattro scenari presente nel quinto rapporto sul clima in termini di aumento di temperature. Sono variazioni rispetto al 1986-2005, che era già caldo rispetto al periodo preindustriale di 0,6 gradi centigradi, per cui la frontiera dei 2 gradi l'abbiamo più o meno lì. Quindi vedete che soltanto lo scenario RCP 2,6 è quello che ci permette di stare sotto i 2 gradi, con un decente livello di probabilità. Sotto 1,5 gradi, insomma, non ce la fa neanche questo scenario, se ci dà una percentuale molto piccola di stare sotto 1,5 gradi. Sapete che quando si entra nella complessità della scienza del clima ci sono sempre range di probabilità, non c'è un valore a cui è assegnato un solo dato di temperatura. Se guardiamo bene lo scenario RCP 2,6, vediamo che in realtà, questo è per la CO2, ecco, poi una cosa simile anche per gli altri gas, vedete come al 2050 qua la riduzione è molto consistente. Qui vedete come, insomma, se non andiamo intorno al 2050 che sta qua, siamo di fatto sotto almeno, insomma, una riduzione più del 50% delle emissioni di CO2, quindi soltanto in 5-6 anni di fatto abbiamo spostato l'obiettivo da stabilizzare a ridurlo di più del 50%, questo vi fa capire come. E questo, ripeto, non è neanche congruente perfettamente con quello che è l'accordo di Parigi, che dice di perseguire 1,5 gradi. Quindi lo scenario più ambizioso è ambizioso, è molto ambizioso, ma non è ancora perfettamente in linea con l'accordo di Parigi. Ora, per il prossimo rapporto sul clima, appunto, che uscirà nel 2020, si sta ragionando su un diverso set di scenari che sono comunque sempre, vengono poi sempre indirizzati in termini di watt al metro quadro, però sono diverse narrazioni che descrivono diversi futuri alternativi socio-economici. Ora, non ho tempo di raccontarvi questi scenari, poi ne sentirete parlare in futuro, però di fatto quello che è interessante è questo: qui dentro, in queste narrazioni, ci sono anche scenari che puntano a meno watt al metro quadro di quelli di prima, proprio per cercare di avere anche uno scenario che è congruente con l'accordo di Parigi, per cui nel rapporto sul clima, lo special report dell'IPCC che uscirà a settembre di quest'anno, in cui si special report chiesto dalla COP21 per valutare la differenza in termini di sforzi, di emissioni, ma anche di impatti, fra 1,5 gradi e 2 gradi, lì dentro c'è uno scenario SSP 1,5 in cui lì ci sono le emissioni congruenti con 1,5 gradi centigradi. Qui è un esempio appunto di questi storyline, di queste narrazioni, in cui vedete che compaiono scenari che vanno sotto zero, e qui inizia il tema di cui dopo parlerò, che oltre a arrivare a zero poi si comincia a studiare, per stare nell'accordo di Parigi, anche a avere emissioni negative, e dopo su questo torno. Quindi vedete un po' la distanza, quindi più si va avanti, più davanti al progredire la scienza del clima, la conoscenza degli impatti sulle persone, sugli ecosistemi, ma soprattutto sui ghiacci, quello che abbiamo da ridurre aumenta.
C'è un modo diverso anche che ha utilizzato il quinto rapporto sul clima per esprimere questo tema, che riduce o scarica un po' di lavoro a quelli che si occupano di scenari, che è il tema del budget, di cui ha già parlato Federico Brocchieri. Il budget rappresenta la quantità massima di emissioni cumulate di CO2 in particolare, congruente con un determinato incremento di temperatura. Quindi possiamo definire il budget di CO2 o il budget di gas serra, generalmente si lavora sulla CO2 non solo perché rappresenta più dell'80%, come abbiamo visto anche per l'Italia, ma perché è il gas con maggiori tempi di vita nell'atmosfera, quindi quello che impegna più a lungo termine il clima del pianeta. Quindi possiamo esprimere l'obiettivo di una politica climatica in termini di quantità totale, ma per totale complessiva intendo anche per tutte le future generazioni, che possiamo emettere nell'atmosfera. Questo perché? Perché nel quarto rapporto del clima l'ultimo grafico del sommario preciso dei politici spiegava come c'è una relazione sostanzialmente lineare, al di là delle incertezze, fra le emissioni cumulate in atmosfera e l'incremento di temperatura nel lungo termine inteso a fine secolo. Quindi forte di questo incremento lineare uno può scegliere di entrare con 2 gradi e andarsi a beccare quant'è la quantità di budget che abbiamo a disposizione, sottrarre quello che abbiamo già emesso e rimane quello che ancora noi abbiamo effettivamente soltanto noi da emettere. E se viene una cosa di questo tipo, purtroppo se si fanno questi conti, viene che le quantità di CO2 sono molto molto limitate. Questo è un articolo uscito su Nature l'anno scorso, faceva vedere appunto il budget, c'è una grande incertezza, io ho messo qui 600 gigatonnellate di CO2, variazione fra 150 e 1050, perché possiamo decidere di lasciare un po' di spazio anche per gli altri gas serra, e poi possiamo accontentarci di diverse probabilità di rispettare i 2 gradi o 1,5 gradi. Questo qua per uno scenario in cui si sta in quel range, ecco, la forchetta è 150-1050, le emissioni globali di CO2 sono intorno a 40 gigatonnellate, quindi capisce che se l'obiettivo è 600 il conto si fa, è un conto molto semplice. E qui vedete, tanto più si aspetta a ridurre, a toccare il picco, tanto più se aspettiamo, se avessimo raggiunto il picco nel 2016, cosa che non è successo, avremmo potuto rispettare questo budget con una traiettoria di riduzione impegnativa, ma fattibile. Nel 2025 a quel punto c'è una traiettoria di riduzione, se andiamo avanti a aumentare le emissioni fino al 2025, che è tecnologicamente infattibile, c'è una certa inerzia nel trasferimento tecnologico, quindi a un certo punto poi il budget lo sfori. L'altro tema del budget è molto interessante, perché? Perché ci dice, possiamo confrontare questo budget con la quantità di combustibili fossili che abbiamo a disposizione, ossia che le nostre compagnie dell'oil and gas e del carbone sono già pronte a estrarre, e capiamo, insomma, il conto è molto semplice, dobbiamo lasciare sottoterra più di 4/5 dei combustibili fossili che già saremmo pronti a estrarre senza andare a cercarne, fare nuove prospezioni e altri pozzi. Io volevo dare un po' di fiducia a Luca, che prima diceva è impossibile 1,5 gradi, in realtà gli ingegneri, i tecnologi, insomma, stanno studiando, è uscito un articolo quest'anno, cioè fine dell'anno scorso, ha fatto un po' di scalpore, in cui diceva appunto questo è il budget consistente con l'1,5, e qua insomma faceva vedere come il budget è praticamente molto piccolo, a meno magari di riuscire a lavorare tantissimo sugli altri gas serra. La cosa importante però di questo budget cos'è? Che è vero quello che diceva Luca, che se noi guardiamo appunto la traiettoria delle emissioni non ce la possiamo fare. Qui in questo, vedete questo segno che c'è qua che sembra il mouse, però non è un mouse, è un segno che c'è davvero nel grafico, che rappresenta la forchetta degli NDC di cui vi ha parlato Federico Brocchieri. In questo momento quella che vedete in questo grafico di sinistra è la traiettoria delle emissioni compatibile con uno scenario a 1,5 gradi, e gli NDC sono indirizzati qua, quindi capite che livello di sterzata bisogna dare al sistema energetico mondiale per ragione. Quindi ha ragione, inizialmente potrebbe avere ragione Luca nel dire no, non ce la possiamo fare una cosa del genere. Perché, ecco, io salto queste cose perché magari le dico dopo sul... È 5 minuti. Volevo dire una cosa, ecco, com'è che potremmo cercare di raggiungere l'obiettivo dell'1,5 gradi? È cercare di non soltanto fare una rapida decarbonizzazione, ma poi di rimuovere della CO2 dall'atmosfera. Questo non perché uno dice ma lo lascio agli altri, ma perché sappiamo che se non ce la facciamo, cerchiamoci almeno il piano B, giusto? Un po' come distribuire le siringhe pulite a chi comunque sceglie di drogarsi, oppure la pillola del giorno dopo, ecco, sono queste cose qua, giusto? Uno preferisce l'astinenza, però se proprio non ce la fa, ecco,
avere la pillola il giorno dopo potrebbe essere una cosa che dà, che dà delle possibilità in più. Quindi vedete però che anche le emissioni negative dobbiamo farle a livelli di gigatonnellate, cioè di centinaia di gigatonnellate. Se fate l'integrale di questa quantità di gigatonnellate compatibile con un grado e mezzo, vi vengono fuori centinaia e centinaia di miliardi di tonnellate di emissioni negative. E qua è il tema scientifico degli ultimi 3 anni, insomma, una quantità enorme di articoli che ormai lavorano su come possiamo ottenere le emissioni negative, quali sono gli sforzi. Attenzione, non è la geoingegneria è mettere gli specchi per... questa è la rimozione del carbonio, così come lo buttiamo dobbiamo trovare il modo per sottrarlo, ecco, non è niente di particolarmente strano. Ecco, quello che dicevo prima, è uscito un articolo invece quest'anno che diceva appunto che in realtà facendo da matti efficienza energetica, rinnovabili, poi ecco c'erano delle cose un po' strane come la carne coltivata con le cellule staminali, di cui non so niente, però leggendolo, cambio di stile di vita, ecco, è lo scenario Mercalli-Caserini questo qua, cioè uno scenario molto impegnato, a mio parere infattibile, infatti su Twitter gli scienziati, sai che discutono su Twitter, quando è uscito dicevano no, no way, cioè questa cosa qui è impossibile, quindi se è impossibile bisogna impegnarsi seriamente se vogliamo stare dentro l'accordo di Parigi a veramente raggiungere miliardi di tonnellate di emissioni negative nei prossimi decenni. È una cosa su cui che è fattibile, esistono molte tecnologie, si tratta di farle su vasta scala, mettere i fondi a disposizione naturalmente prima delle emissioni negative, lo vorrei dire, l'ho detto ma lo ripeto, prima comunque bisogna accelerare in modo più rapido possibile la decarbonizzazione, non è che dobbiamo dire aspettiamo a ridurre le emissioni, tanto ce la caviamo con le emissioni negative. Se abbiamo qualche chance di stare well below 2 gradi o tendere a 1,5 gradi, lo abbiamo se facciamo uno e l'altro. Quindi non è in discussione una decarbonizzazione drammaticamente rapida, molto più rapida di quello che è previsto nelle normative europee, degli NDC di tutti i paesi, compreso l'Europa. Ci vuole qua molta creatività, ecco qui l'unica cosa su cui possiamo fare appiglio è che noi bipedi sapiens ci siamo evoluti, abbiamo fatto fuori tutti gli altri bipedi genere homo perché siamo stati più creativi e quindi qua dobbiamo mettere al servizio la creatività, l'intelligenza, soprattutto quelle fresche dei nostri giovani per farli investire in questo settore. Modestamente col mio gruppo di ricerca Politecnico martedì presentiamo la prima conferenza internazionale che si tiene sulle emissioni negative a Göteborg, per la prima volta si tiene una conferenza internazionale sulle emissioni negative a 400 iscritti, una cosa veramente per far capire l'importanza, una tecnologia su cui stiamo lavorando che prevede una cosa molto interessante, adesso non penso che mi lascia sforare, quindi vorrei chiudere su un'altra cosa, però per darvi l'idea questa tecnologia utilizza la gassificazione delle biomasse, poi l'idea è con l'entalpia si produce ossido di calcio a partire appunto da calcare, l'ossido di calcio poi si fa l'ossido di calcio e si usa per fare ocean alkalization, quindi si aumenta l'alcalinità del mare, in questo modo si contrasta l'acidificazione, con poi il flusso del syngas e della CO2, della calcinazione e della gassificazione, si separa la CO2 e la si mette in stoccaggio geologico sottomarino nelle capsule oppure e poi si fa l'idrogeno e con l'idrogeno ci si paga un po' dei costi. Ecco, per dare l'idea, questa è l'idea di quello che bisogna studiare nei prossimi anni, questo è quello che presentiamo noi, ma lì ci sono molte idee interessanti. Un'altra idea interessante, se vi interessa. Stefano, una cosa importante, bilancio energetico. Bilancio energetico l'abbiamo fatto, c'è una penalità su questo processo che abbiamo fatto l'analisi del ciclo di vita completa perché per adesso abbiamo fatto un bilancio di massa. Quello che abbiamo visto è che per ogni tonnellata di CO2 per ogni tonnellata di biomassa che viene utilizzata, noi riusciamo a sequestrare 3 tonnellate di CO2. Con l'energia che viene prodotta dall'idrogeno, noi paghiamo il consumo energetico di tutta la filiera. Quindi non è tanto un problema di bilancio energetico, ma di costi. Cioè questo processo attualmente costa intorno ai $109-110 per tonnellata di CO2, tenendo conto che vendiamo un po' di idrogeno e quindi recuperiamo un po' di soldi, arriviamo a $70 per tonnellata di CO2. Il costo del CO2 adesso è 14, mi sembra, quindi siamo ancora molto lontani. Però tutti gli scenari danno un prezzo al CO2 che deve, se c'è una politica sul clima, deve superare i $50 per tonnellata. Per darvi l'idea, ecco, guardate, recentemente, sapete, si diceva anche prima, mi sembra, l'Organizzazione Marittima Mondiale ha fatto l'accordo per anche loro avere un target sulla riduzione delle emissioni,
nessuno ci credeva, invece l'hanno fatto, e vedete, girano questi scenari, zero carbon shipping by 2035, che è dietro l'angolo, e vedete come l'idrogeno e l'ammoniaca, che è l'altra cosa che noi possiamo fare con quel processo, potrebbe essere utilizzata. Se ho pochi minuti non riesco a saltare questo, poi ve lo dico, magari se mi fate delle domande. No, alla fine chiudo poi. C'ho ancora, volevo chiudere su una... Dai, me lo fai dire, ve lo dico. Se mi permette... No, volevo dirvi, perché è importante raggiungere il picco delle emissioni più alla svelta possibile? Cioè, veramente smettere di aumentare le emissioni. Uno potrebbe dire, ma sì, ho le emissioni negative, ho il budget, me la cavo. No, in realtà, anche se non si raggiunge, se non si raggiunge il picco delle emissioni velocemente e le temperature aumentano troppo, c'è un problema sui ghiacci. Questo studio fantastico che è uscito recentemente ci fa vedere come in realtà questo studio ha valutato, lo scrivo velocemente, diversi scenari, o che vanno a zero della CO2, o che vanno a net zero greenhouse gas emission, quello che diceva Bocchieri prima, la compensazione fra assorbimenti e gas ser- e emissioni di gas sera. L'idea è andiamo avanti a emettere, poi ci fermiamo o nel 2020, nel 2025, nel 2030, nel 2035. Immaginiamo poi da lì raggiungere uno scenario compatibile con l'accordo di Parigi. È chiaro, se vado nel 2035 devo scendere più velocemente rispetto a se inizio nel 2020. Nello scenario di destra con gas serra appunto compensati, dopo vado sotto zero e sto un po' di decenni con emissioni negative. Ora, il tema cos'è? Che in questo scenario ha tradotto tutto questo in termini di aumento di temperatura e poi di livello del mare, vedete come lo scenario in cui raggiungo la neutralità fa emissioni di tutti i gas serra e gli assorbimenti, le temperature, dopo aver raggiunto un picco che quindi è inferiore ai 2 gradi, poi si riducono, però anche in questi scenari che sono veramente molto ambiziosi, drammaticamente ambiziosi, perché hanno delle riduzioni di emissioni che sono, che fanno tremare i polsi, anche in questo scenario, noi siamo qua, quindi l'aumento del livello del mare comunque aumenta. È una cosa bellissima che hanno detto in questo articolo, hanno detto ogni 5 anni di ritardo nel picco delle emissioni vuol dire un incremento medio nel 2300 del livello del mare di 20 centimetri. Cioè noi impegniamo, se aspettiamo 5 anni di ridurre le emissioni globali, dopo c'è un'inerzia nel sistema dei ghiacci e l'irreversibilità ci porta a un aumento di 20 centimetri del livello del mare, che è il dato medio. Poi naturalmente questi modelli anche glaciologici hanno un'incertezza e la variazione, insomma, il 95esimo percentile è un metro. Quindi se stanno sbagliando per difetto quei modelli, potrebbe essere che se noi aspettiamo di 5 metri, chi viene tra qualche secolo si becca un metro in più di aumento del livello del mare. Questo vi fa capire perché veramente i prossimi 3 anni saranno anni decisivi per il negoziato. Cioè, o noi nel 2020 cominciamo davvero a alzare il livello di ambizione di cui ci ha parlato Federico Bocchieri, oppure andiamo all'accordo di Parigi, insomma non riusciamo a rispettare quei numeri, non ci sono i numeri tecnologici e tutto. Finisco dicendo questo, perché è una cosa che riguarda anche l'Europa e l'Italia, io ci terrei a dirlo, c'è questo bellissimo sito che è Climate Action Tracker, in cui diversi Climate Analytics e altri gruppi di ricerca cercano di fare quello che dovrà fare l'NFSC nei prossimi anni, cioè guardare questi NDC e dire ma chi è che sta facendo abbastanza, chi è stato troppo timido, diciamo, per non dire altre parole offensive. Ecco, però, e danno una valutazione da criticamente insufficiente, altamente insufficiente, a compatibile, role model, e in questa classificazione fino a settembre scorso c'era questo andamento, in cui vedete il Marocco era, nessuno era role model, però il Marocco era uno dei più ambiziosi, qualcuno aveva fatto un NDC compatibile con i 2 gradi, l'Europa era negli insufficienti, altamente insufficiente abbiamo la Cina, criticamente insufficienti la Russia, la Turchia, gli Stati Uniti e così via. Hanno aggiornato recentemente questo Climate Action Tracker e hanno messo non soltanto una valutazione di quando l'NDC è in linea col grado e mezzo o col 2 gradi, ma anche quanto, una volta definito l'NDC, stai facendo delle politiche in linea con quell'NDC, perché io posso mettere un NDC spaziale e poi di fatto non fare nulla. E qui vedete, questi sono quelli bravi, appunto, che hanno fatto un target ok. Nei cattivi ci siamo anche noi con l'Unione Europea, nel senso noi siamo giudicati come
un NDC insufficiente, l'NDC dell'Europa è insufficiente se guardiamo l'obiettivo che abbiamo detto prima del well below 2 gradi, anche i nostri numeri vanno rialzati, e soprattutto anche l'Europa, le politiche già decise sono altamente insufficienti per andare nella direzione NDC approvato. E quindi sappiamo, prima in parte è stato detto, che ci si parla di un rilanciare gli obiettivi di riduzione. Questo appunto, se vi interessa, poi c'è la valutazione sull'Europa. Questo cosa voglio arrivare a dire? Voglio arrivare a dire che questo appunto lo trovate dal rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, insomma si vede se l'80% è là, stiamo andando col trend attuale, dobbiamo veramente cambiare marcia anche a livello europeo. E qui la questione politica, si comincia a parlare a livello europeo di alzare questo obiettivo del 40%, abbiamo sentito qualcosa dire dalla Francia e dalla Germania, che bisogna alzarlo, hanno messo dei numeri, gli olandesi hanno detto, il primo ministro olandese, 55%, che penso che gli viene appunto un infarto chi attualmente sta facendo i numeri per il 2030, se gli dicono questo 40% lo porto al 55%, è chiaro che i nostri numeri diventano qualcosa, dobbiamo rifare tutto sostanzialmente, meglio perché lavoriamo di più, non ci licenziano e tutto, giusto, però è veramente qualcosa di... Quindi per chiudere, se vogliamo stare davvero, se davvero crediamo, come ha detto scritto recentemente il mio scrittore preferito, Jonathan Franzen, che il cambiamento climatico sono il problema della nostra epoca, forse il più grande problema della nostra umanità, i prossimi 3-5 anni saranno veramente anni cruciali. Quindi possiamo dire, come dice Zizek, viviamo in tempi interessanti, ecco, questo potremmo dirlo. Però ecco la conclusione, che dobbiamo, quello che stiamo facendo anche come Italia non è assolutamente in linea con quello che abbiamo noi, nel senso che il Parlamento italiano che ha ratificato il protocollo di Kyoto, non io, Luca, giusto, il nostro Parlamento che quasi all'unanimità l'ha ratificato, in realtà adesso i compiti a casa sono veramente molto impegnativi. Ho finito. Grazie.